Presidente, per quanto riguarda i vaccini ci sono novità sulla distribuzione? In questo momento noi abbiamo ricevuto una dose appena sufficiente a garantire il richiamo per tutti quelli che avevano avuto la prima dose. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo anche grazie a una prudente politica di scorte. Non appena abbiamo avuto sentore che ci fossero difficoltà nella distribuzione e che non veniva rispettato il calendario che ci era stato prospettato, abbiamo, come dire, tirato il freno delle somministrazioni e fatto in modo di evitare che le persone vaccinate una prima volta venisse vanificato dal mancato richiamo. Con le consegne delle ultime ore questa garanzia sulla seconda somministrazione è stata raggiunta, quindi siamo in grado di garantire che tutti quelli che hanno avuto la prima dose riceveranno anche la seconda. È chiaro che però ritarderà di qualche giorno l'estensione della campagna ad altri soggetti che devono ancora ricevere la prima somministrazione e soprattutto a quella seconda categoria, dopo che abbiamo esaurito gli ospiti delle RSA e il personale sociosanitario. Passiamo agli ultra ottuagenari e alle persone fragili. Comunque sono molto soddisfatto del fatto che decine di migliaia, già oltre 40.000, si sono registrati, hanno manifestato interesse sulla piattaforma. Questo ci consente di pianificare una campagna molto importante e una copertura molto ampia della popolazione. Non c'è ancora chiarezza però per l'inizio delle vaccinazioni? No, perché non dipende da noi. Se noi avessimo notizie certe su quando e come arrivano i vaccini, saremmo in grado anche di dire esattamente l'ora, la data e il luogo dove iniziare la campagna. È chiaro che dobbiamo riprogrammare e per programmare dobbiamo avere certezza sugli approvvigionamenti. Speriamo peraltro nei prossimi giorni di avere l'autorizzazione, che venga data l'autorizzazione ad AstraZeneca, perché è un vaccino di più semplice somministrazione e gestione, non prevede quella catena del freddo a meno 80 che rende più complessa la vaccinazione, e quindi soprattutto quando si andrà verso la popolazione, verso insomma fuori dagli ospedali, quando si dovranno moltiplicare i punti di somministrazione e magari anche con il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale che vorranno e potranno farlo, il vaccino di AstraZeneca, diciamo, arriva più facilmente alla popolazione, alla generalità della popolazione.